Pesaro celebra Dante in occasione dei 700 anni della sua morte. Gli dedica una nuova opera di ghiaccio. Da oggi i cittadini potranno trovarla e ammirarla qui in Piazza del Popolo, sotto il Palazzo Comunale. Siamo qui a dimostrare che Pesaro, nonostante il Covid, continua ad investire sull'attrattività e anche sulla cultura, sperando nei prossimi mesi di poter riaccendere la città come piace a noi, con eventi con tanto pubblico. Ovviamente di essere un'opera originale, in ghiaccio, non se ne trovano spesso, anche se in realtà questa sostituisce quello che era il presepe. C'era un progetto di continuità e non abbiamo sprecato neanche un blocco di ghiaccio, nel senso che gli artisti sono stati bravi anche a riadattare le figure, quello che era un pianoforte è diventata una fiera feroce, insomma un bellissimo lavoro. È un lavoro popolare, ci piace ricordare il lavoro di Dante, il 700° di Dante in una maniera popolare, perché Dante è popolare. Il riferimento doveva essere un simbolo dantesco che in qualche modo dialogasse anche con i nostri non facili tempi. E allora a me chiaramente la prima cosa che sono venuta è proprio l'inizio della prima cantica, la più amata, chiaramente forse anche un po' la più conosciuta, che è quella dell'Inferno, che inizia proprio con la famosa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. È un po' la condizione in cui ci troviamo noi, di essere in una selva oscura dove dominano soprattutto i dubbi, le incertezze, le paure di un domani che ci sembra ancora poco luminoso, ecco, un poco certo sicuramente, ma quello di Dante, come Dante ci insegna, è un viaggio simbolico poi verso la liberazione, verso un'uscita da questa selva oscura per poter rivedere le stelle. Quali le caratteristiche fondamentali dell'opera e quanto ghiaccio utilizzato? E quest'opera si divide in due parti. La prima parte dove Dante entra dentro la selva oscura e la seconda parte dove invece esce con Beatrice e a rivedere le stelle. E per farlo un pochino più accattivante abbiamo inserito le tre fiere, che sono i tre peccati capitali, e tra cui il giaguaro, il primo che incontra, che è la lussuria. E infine abbiamo voluto reinterpretare così, con una donna che innalza un bambino, un po' essere il simbolo di questa ripresa a rivedere le stelle. Quante tonnellate di ghiaccio? Allora, e questa volta di tonnellate di ghiaccio, abbiamo detto, recuperando il presepe, più o meno saranno stati intorno ai 150 kg, adesso approssimativamente. Però la difficoltà è stata nel recuperare le sagome, nel recuperare con varie tecniche di incollaggio che fanno parte proprio dell'Accademia.